L'alternativa al PD di Renzi è l'obiettivo del movimento politico Articolo 1 di Roberto Speranza, che a Foggia ha spiegato le ragioni del perché loro vogliono essere l'alternativa al popolo del centrosinistra, che però non si riconosce nel Partito Democratico. Siamo convinti che questa sia una necessità del Paese, ridare una casa ad un popolo di centrosinistra che ha smesso di credere nel PD per le politiche che ha fatto quel partito. Ci stiamo lavorando, il 1° luglio è stato un meraviglioso passo in avanti con una piazza bella, piena, partecipata con tanti giovani, ora bisogna continuare a lavorare rovesciando la piramide. Non vogliamo partire da nomi o da sigle, ma dal merito, dai contenuti fondamentali, dalla questione principale che per noi è e resta il lavoro, al welfare, la sanità, l'ambiente, le questioni concrete che riguardano la vita dei cittadini. E se partiamo dall'agenda, io sono sicuro che sarà facile costruire un campo largo, progressista, unitario e alternativo al PD di Renzi. E Speranza non ha nascosto il divario esistente tra il suo movimento e il PD di Renzi. Il dialogo deve sempre restare aperto per me, il mio dialogo è con la comunità del PD, con tanti elettori, tanti iscritti che in perfetta buona fede, secondo i loro valori, decidono di partecipare a quei percorsi democratici. Il problema è che c'è una differenza enorme di merito. Renzi sabato mattina, incontrando i circoli, ha detto che il Jobs Act è la migliore cosa che è stata fatta. Noi lo stesso giorno, dopo poche ore, a Roma abbiamo detto che l'articolo 18 va ripristinato. Allora, con tutta la buona volontà di dialogare, di confrontarsi, è evidente che sono due piattaforme diverse. Noi diciamo che c'è bisogno di progressività fiscale, cioè chi ha di più paga di più, chi ha di meno paga di meno. Renzi toglie la tassa sulla prima casa anche ai miliardari. Allora non sono questioni personali, sono questioni di progetto e di profilo politico. Noi vogliamo provare a costruire un punto di vista compiutamente alternativo rispetto alle politiche espresse in questi anni.